Buon pomeriggio a tutti, cari amici. Bene, sono in piedi perché sono in fase digestiva. Siamo appena alle 3:30 quasi, quindi niente, faccio questa breve video diretta sul mio profilo. Volevo innanzitutto ringraziare, oltre come ho già fatto in mattinata, per la collaborazione di Nicola Zecchilo, anche a voi tutti che avete seguito la diretta su Facebook. E a coloro che hanno guardato o si appresteranno a guardare il video su YouTube, volevo parlare un po' in generale per quanto riguarda Impact Rebellion 2020, che devo dire mi ha dato una grande sorpresa, perché rivedendo appunto il titolo di una volta del TNA World Championship, mi sono tornati in mente ovviamente le annate che sicuramente la TNA andava molto bene, anzi faceva abbastanza concorrenza alla WWE. Diciamo che purtroppo i tempi sono cambiati, ci sono stati diversi fallimenti, poi la ripartenza da TNA a Impact Wrestling. Comunque sono molto contento che è ritornato in voga il titolo TNA, vinto per l'occasione in una situazione un po' strana, devo dire, perché io sapevo che al Pay Per View Rebellion 2020 ci doveva essere la sfida a tre tra la campionessa mondiale Tessa Blanchard, Michael Elgin e l'altro avversario è di Edwards, ma in realtà proprio subito dopo pranzo, che ho dedicato un po' di tempo per la messa di questa mattina che ho recuperato da YouTube di Papa Francesco, e poi ho visto appunto la sintesi della seconda serata del Pay Per View Rebellion della Impact. Sono rimasto molto sorpreso nel vedere che completamente, praticamente è stato cambiato totalmente la sfida titolata. Anzi, giustamente prima del match, Michael Elgin ha reclamato a Moose, ha detto: "Ma il titolo DNA, dice, non esiste più, era una cosa di un paio di anni fa." Invece Moose ha detto: "Guarda che insomma tutto si può recuperare col tempo", quindi insomma una sfida che ha tenuto banco oltre a Moose e a Michael Elgin, a Hernandez, che è uno ovviamente un personaggio storico della TNA o Impact Wrestling per dirsi voglia. Quindi molto contento, sicuramente insomma continuo ad attestare che la stipulazione che questa federazione ha nel Full Mayhem Match è abbastanza nuda e cruda, e diciamo che non è proprio il mio genere specifico. Comunque, a parte il Full Mayhem femminile, il main event che è stato bello, e le altre due sfide, devo dire nel complesso che il Pay Per View mi ha divertito tra la prima e la seconda serata, svolte appunto, cioè trasmessi in televisione in America nella notte tra ieri e oggi e settimana scorsa, sempre tra martedì e mercoledì. Ora, sicuramente per quanto riguarda la Impact, bisognerà capire se riusciranno a produrre qualche altra registrazione delle puntate settimanali, oppure manderanno ogni martedì cose di archivio passate, che ovviamente, come anche qualsiasi federazione grande al mondo, sono disponibili anche su YouTube, che ripesca dagli archivi match, cose vecchie.
Invece per quanto riguarda la All Elite Wrestling, voglio dire che ho letto la notizia che Double or Nothing 2020 si terrà regolarmente al 23 maggio. Avevo letto, mi pare che però non si conosce ancora la residenza in cui sarà fatta questo pay-per-view. Quindi sia Jackson che la porta chiusa in un'altra location. Invece, passando alla nostra tanto amata WWE, sappiamo come la federazione dei McMahon, anche in sostegno e in stretta comunicazione con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, stanno continuando i loro spettacoli. Già da venerdì scorso, anzi da sabato scorso, sono riprese le registrazioni, prima sabato con due di SmackDown, poi di lunedì con la puntata di Raw Live, e poi mi sa hanno registrato almeno una puntata, se non addirittura due. Invece, nella notte tra oggi e domani, NXT terrà regolarmente la puntata live. Poi credo che registreranno anche per il terzo brand ufficiale della federazione delle puntate. WWE che si appresta ovviamente al prossimo pay-per-view che sarà Money in the Bank il 10 maggio. Come penso chi amante anche dell'informazione e delle notizie abbia letto come. Comunque, Money in the Bank e Ladder Match si sono già tenuti. Magari i produttori proprio in queste giornate si stanno dedicando al montaggio, ad editare il video. Cosa strana che però non so se arriverà ben presto qualche informazione. Per esempio, anche su Wikipedia c'è un bug a giugno, per il quale al momento non ci sono pay per view. Magari non sappiamo se potrà essere aggiunto Backlash o roba del genere. Comunque, insomma, niente, per il resto, ho detto, se vi siete persi stamattina la diretta con il mio caro amico Nicola Zecchillo, la trovate sia qui su Facebook che su YouTube. Tanti appuntamenti in questi periodi, sia per quanto riguarda la situazione attuale, che purtroppo ancora non volge al termine del coronavirus, con tanti programmi sia in televisione, ma anche strette collaborazioni tra associazioni e partnership su Facebook o su YouTube. Invece, tornando un attimo alla WWE, volevo dire che oggi, proprio tra un paio di minuti, alle ore 16 italiane, ci sarà un nuovo appuntamento con la rubrica settimanale al mercoledì di WWE The Bump. Ospiti oggi, ospiti diciamo principali, Rey Mysterio, il nostro caro folletto di San Diego americano, e Carmella. Quindi mi raccomando, se non avete impegni, sintonizzatevi sul canale ufficiale YouTube della WWE alle 16 per vedere gratuitamente The Bump. Bene, ringrazio voi tutti, sono quasi sui 10 minuti di diretta. Domani nuovo appuntamento con Deluxe Show, sempre con Nicola, con me, con Nicola Zecchillo. Poi vediamo se magari questo appuntamento lo facciamo ritornare a sabato. Poi pensiamo, ci prenderemo qualche giorno di pausa. Io e Nicola con questa nuova rubrica NAD, un po' sfruttando, diciamo, questo tempo qui del coronavirus. Che ricordo, mi raccomando, usciamo solo per motivi strettamente necessari ed essenziali, anche se l'attesa sta per finire, però
Però è ovvio che la fase 2 non sarà una fase, come già hanno ampiamente detto Conte e altre forze politiche del Liberi Tutti, comunque è sicuro che almeno dal 4 maggio potremmo uscire almeno in due, quindi con l'amico o con l'amica. Bene, grazie a tutti, buon proseguimento e alla prossima. Ci vediamo domani col Deluxe Show. Ciao!